Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, che oggi propone una sorta di armistizio, ovvero una tregua tra persone ragionevoli, per parlare con obiettività di scienza e non di pro o contro. Cinghiale, mai parola si è legata a tante rigide convinzioni, senza una seria riflessione. Potete quindi proseguire per un approfondimento o fermarvi qui. Sigla! Il cinghiale è un mammifero artiodattilo che appartiene alla famiglia dei suidi. Artiodattilo dal greco artios pari e dactylos dito, dita in numero pari, a cui si aggiunge un'unghia robusta detta zoccolo. Suidi invece dal latino sus suis, maiale. Ha la pelle spessa, con molto grasso e il pelo robustissimo che lo protegge da abrasioni, cadute, rocce affilate e le spine più pungenti. Il maschio arriva a 180 cm di lunghezza e ha la spalla 110 cm, peso fino a 200 kg, la femmina fino a 150 kg, lunghezza fino a 1,50 m, alla spalla 90 cm. Vivono dai 15 ai 20 anni. In breve descriviamo le loro differenze. Il maschio ha la massa molto spostata in avanti, le parti della femmina sono distribuite in modo più regolare. Nel maschio la testa è massiccia e la femmina è proporzionata. Il maschio ha il muso più tozzo e corto e la femmina ce l'ha a cono, più a punta. I canini del maschio sono appariscenti, molto sviluppati. Nella femmina praticamente non si vedono. I canini maschili, anche di 30 cm, crescono curvandosi in su di 180 gradi. Non andrebbero chiamati zanne, che sono specifiche dei carnivori. Quelli superiori sono detti coti, quelli inferiori difese. La loro età si può distinguere dall'aspetto. Vi mostrerò i passaggi più evidenti attraverso i cambiamenti della pelliccia esterna. Dalla nascita fino a 4 mesi, il cucciolo presenta le caratteristiche strisce alternate rossicce e marrone. Dai 5 ai 12 mesi il mantello si uniforma nel colore rosso-aranciato, prima da giovane e poi da subadulto, quasi adulto. Infine l'adulto da un anno in su, quando il mantello diventa nero. La coda dei maschi, specie anziani, arriva a superare il ginocchio. Ha svariati modi di esprimersi, con versi e grugniti, quando grufola nel terreno e quando mangia il verso è placido. Al contrario di quanto si immagina, lo stato d'animo abituale è generalmente tranquillo. Prima del XX secolo è stata la principale fonte di cibo. Anche per questo, pur avendo zampe corte, ha sviluppato attitudini alla corsa e abitudini notturne. D'estate ha la prima muta, con un pelo più grigio e più corto. D'inverno la seconda, con setole più lunghe, spesse e scure. Il cinghiale è onnivoro, non rumina, ma il suo stomaco riesce a fermentare i vegetali per creare energia. I suoi cibi sono tutti i tipi di ghiande, leccio, farnia, roverella, eccetera. Specialmente in autunno, bacche selvatiche come quelle del mirto, erbe fresche di vario tipo, frutta diversa e anche funghi di tutte le specie, castagni, tuberi come rape o topinambur, radici come quelle di pastinaca. Mangia anche larve del legno e di terra, rane e poi animali morti che trova qua e là, e micromammiferi, uova deposte a terra di quaglia o di altre specie. Non ha problemi nel mangiare vipere. Se si imbatte in cuccioli di mammifero, sono anch'essi cibo. L'assoluta adattabilità è il suo segreto. Anche per questo si espande ovunque e rimane in un posto finché ci trova cibo e acqua. Di acqua ne beve anche 10 litri al giorno. Le sue zone di origine, le stesse che occupa anche oggi, in modo quasi capillare, sono l'Europa, l'Asia, l'Africa del Nord e di Nord-Est. I suoi habitat preferiti sono il bosco misto, dove ci sono diversi alimenti, il querceto, suo luogo preferito, come i frutti di cui è ghiotto, le ghiande, l'arbusteto, zona fitta di nascondigli per noi inaccessibili. La sua spessa pelliccia non teme i roveti spinosi. In generale, la macchia mediterranea offre erbe diverse, micromammiferi, uova e bacche. La faggeta, con le sue fagiole, altra ricchissima risorsa.
e la pineta, dove non mancano gemme, bacche e funghi. E allo stesso modo la betaia. E il castagneto, una volta all'anno, un grande deposito di buone e nutrienti castagne. Il cinghiale si dedica anche a piacevoli momenti di riposo e di toilettatura. Le pozze di fango, dette insogli, sono una delle attitudini più belle, dove regolare la temperatura e combattere i parassiti. Col fango secco addosso, poi si sfrega contro un grattatoio per ripulire le setole e far cadere a terra zecche e pulci che non trovano più l'ambiente idoneo. L'attività di scavare col grugno è molto praticata per raggiungere diversi alimenti sottoterra. E se in natura è molto utile per smuovere e arieggiare il terreno, nel nostro prato, secondo noi, viene solo per distruggere. Lui ovviamente non può capirlo. Per questi animali l'acqua è fondamentale, anche perché sopportano male il caldo. Amano nuotare e a volte possono essere attratti dal mare calmo per rinfrescarsi. La paura dei cinghiali è infondata. Sono animali pacifici, anche se molto forti. Si ribellano se li scacciate, se li minacciate o li mettete malamente alle strette. Se una madre con i cuccioli potrebbe reagire e la sentireste. Ma se li tenete, la loro presenza si può intuire da scavi profondi 15 cm, da particolari pozze larghe un paio di metri nel fango, dalla base di alberi circondata da fango secco e anche dalla loro impronta inconfondibile. In Europa le sottospecie sono molte, senza contare le ibridazioni tra le razze europee che sembrano essere venute negli anni 50, a seguito di varie introduzioni a scopo venatorio, a quel tempo per la scarsa presenza del cinghiale. Il loro attuale massiccio numero viene confuso con una sorta di misteriosa invasione, ma è difficile sostenere che non ci sia nessuna responsabilità da parte nostra. Esprimere opinioni parziali o interessate non fa che confondere le idee. Il disturbo si può riassumere in due preoccupanti fattori. L'aumento apparente e inspiegabile di questa specie, con molti danni alle colture, e la sfacciataggine degli animali stessi, con la loro fastidiosa presenza nell'abitato. Aggiungerei le notizie funeste riguardo ipotetiche aggressioni, con esiti drammatici e altre poco corrette informazioni giornalistiche. Il conflitto è sempre presente, proteggere senza riflettere o usare metodi sbrigativi. La scienza fornisce spiegazioni più razionali, che conviene conoscere a fondo. Intanto, l'abbandono di molte zone montane e di campi che erano coltivati ne ha incrementato la diffusione e la ricerca forsennata di cibo. La presenza di ibridi con il maiale domestico ha favorito la maggior confidenza con l'uomo, compresa la lenta scomparsa degli esemplari anziani, inevitabile fattore dovuto alle frequenti battute di caccia. Cerchiamo di capire i perché. Attraverso la biologia e le dinamiche della specie, il cinghiale maschio maturo vive in solitudine tranne nei periodi d'accoppiamento. Un animale isolato e massiccio si presta a essere più facilmente abbattuto. I giovani esemplari vengono tenuti a freno e solo l'anziano più forte si accapara le femmine. Si tratta di un principio selettivo di molte specie animali che permette nascite controllate. Le femmine vivono in branchi con una femmina matura come capo, detta matrona. Essa espande un feromone inibitore che impedisce alle altre femmine di attrarre i maschi. Anche questo è un fattore di equilibrio. Questa femmina madre si espone più delle altre ed è facilmente uccisa. Elemento da tenere in considerazione. Senza più feromone, da quel momento tutte le femmine sono libere di accoppiarsi. Perché i cuccioli nascono nella buona stagione, le giovani accolgono i maschi da fine ottobre a fine gennaio. La gestazione si conclude in 114 giorni e le nascite avvengono tutte insieme. A seconda del peso potranno nascere da 3 a 8 cuccioli. Nel gruppo ci sarà quindi un improvviso incremento delle nascite. I nascituri vengono allattati indifferentemente da una o dall'altra femmina. I giovani maschi, raggiunti 5 mesi di età, si allontanano, formando piccoli branchi. Se poi il vecchio maschio è stato ucciso, potranno tutti cercarsi una femmina senza impedimenti. Ecco che, nonostante l'eliminazione di cinghiali piuttosto diffusa, la natura ha dimostrato di saper reagire, con effetti ancora più significativi. La specie sembra aumentare di numero, proprio per la mancata ricerca delle cause.
la poca disciplina di alcuni e la distribuzione incontrollata di carni selvatiche, l'incapacità di adeguarsi a un ragionamento scientifico non ha ancora permesso di adottare soluzioni efficaci. Se allargassimo il discorso a un reale equilibrio tra le specie, molte delle quali incomprese come il lupo, sapremo che si tratta dell'unico predatore possibile del cinghiale, ma lo stesso lupo è poco tollerato e con il suo numero relativamente esiguo, poco più di 2000 esemplari, non riesce a predare che 200 o 300 cinghiali all'anno. Gli equilibri spezzati sono difficili da aggiustare quando si ragiona con idee diffuse, utili a difendere interessi personali più che la natura. In tutto il mondo sono riconosciute ufficialmente 18 specie di suidi, suddivisi in 3 tribù, babirussini, facocerini e suini, parenti stretti dell'unica specie italiana, il nostro cinghiale. Consideriamo il maiale e la sua versione domestica. Vediamo i più importanti suidi del pianeta con qualche breve informazione. Il babirussa, delle Molucche, è una specie con spettacolari canini all'insù, anche di 30 cm. Misura 1,10 m di lunghezza, 80 cm alla spalla. Vive nelle isole dell'Indonesia, come l'isola di Mangole. È onnivoro, come il nostro cinghiale. La madre è molto affettuosa coi piccoli. Del cinghiale barbato si capisce il perché del suo nome. Il muso, che ricorda un cane con particolari da maiale, è pieno di lunghi peli chiari. Vive nel sud-est asiatico. Arriva a 1,5 m di lunghezza e 80 cm alla spalla. Onnivoro. Vive in gruppi anche di 200 suoi simili e compie migrazioni, unico tra i suidi, alla ricerca di frutti dell'albero della canfora. Il cinghiale delle Verruche si credeva estinto. Vive nell'isola di Sayas e possiede 3 escrescenze come verruche che lo proteggono dai colpi sul muso dati dai rivali. È vegetariano, con tuberi, radice e frutta anche coltivata. Gli esemplari si riuniscono in piccoli gruppi da 5-6 individui. Il cinghiale nano del Bhutan è ormai ridotto a 200-300 esemplari, che si trovano solo in India, misura 71 cm ed è il più piccolo dei suidi. È onnivoro. Prepara un nido in fosse del terreno, aggiungendo erba. Genera da 4-6 cuccioli. La specie rischia l'estinzione, entro breve. Il facocero vive nelle ampie savane del Kenya. Non si dice facocero, come a volte si sente. È lungo 1,5 m, 85 cm alla spalla. Ha 2 canini che escono ai lati della bocca. Presenta inoltre 2 escrescenze ai lati degli occhi e 2 più piccole ai lati del naso. È molto forte e sradica grossi cespugli. L'ilochero non ama il sole diretto. Preferisce stare nei boschi più fitti dell'Uganda. È raro e massiccio, misura 2 metri di lunghezza. Il pelo ha 2 spessori, sopra scuro e sotto arancione. Anch'esso ha 4 escrescenze, ma i canini sono corti e essenzialmente erbivoro. Il pottamocero della Somalia si presenta con il pelo molto folto, che invecchiando si scurisce. Sulle spalle ha una copertura più chiara, che si amplia quando è agitato. È onnivoro. La testa ricorda quella di un leone, quando è irritato emette un ruggito. Quando mangia grugnisce piano. Il pottamocero comune è il più appariscente e colorato. Ha un corpo rosso-arancio con una striscia bianca sulla schiena che sta eretta quando si emoziona. La fronte, le occhiaie e le guance sono nere. Il muso grigio. I cuccioli sono marrone scuro con strisce arancio-gialle. È una specie soprattutto notturna. Si trova nel Congo. È onnivoro e gli piace camminare a lungo. Cari amici curiosi della natura, è molto difficile difendere una causa così piena di pregiudizi. L'uomo in erba vi chiede di considerare ogni specie degna di essere rispettata. Iscrivetevi per condividere questo pensiero. Cliccate sulla campanella, apprezzando il nostro programma, ricevendo sempre notifica delle puntate. Grazie e a presto. Ciao!